Ciao a tutti ragazzi, io sono Cappello Rosanero e oggi siamo qui per fare finalmente un Habemus Insigne, finalmente! È da una settimana che era stato annunciato Roberto Insigne vicino al Palermo e finalmente adesso abbiamo la quasi ufficialità, perché Roberto Insigne farà le visite mediche lunedì e quindi praticamente, a meno che magari non viene diagnosticata un'aritmia cardiaca, porca puttana, vedi un po' che sfiga, dubito che possa capitare un incidente del genere, è ormai un giocatore del Palermo, possiamo darlo per certo. Facciamo un piccolo recap di Roberto Insigne, anche se ne ho già parlato nel, mi pare, quarto recap di mercato. Roberto Insigne, nato a Napoli l'11 maggio del 1994, è un attaccante che si è formato ovviamente nelle file del Napoli, dove ha giocato una partita tra i professionisti nella stagione 12-13, per poi essere mandato in prestito prima al Perugia, poi alla Regina e poi all'Avellino. Tornato a Napoli, non ha trovato spazio, è stato mandato prima a Latina e poi al Parma, fino a quando non è stato venduto ufficialmente al Benevento, dove lì ha trovato la sua dimensione, per poi passare al Frosinone per una stagione. Non parlo di numeri perché ne ho già parlato nel quarto recap di mercato, se volete vi lascio qui, forse è qui, non lo so, nelle schede comunque sia, il video del quarto recap di mercato, che praticamente la prima parte del video è soltanto riguardante Roberto Insigne. Ora, come ho già detto pure nel video, Roberto Insigne è noto per essere il fratello di Lorenzo Insigne, vedi un po' te che merda, sei noto per essere il fratello di un altro, però comunque sia, Roberto Insigne viene considerato da molti, e per ovvi motivi, praticamente come al fratello a livello tattico. Lui però è di piede sinistro e gioca principalmente come esterno destro. In pratica, come il fratello, però è opposto. Come lui, alto un metro nella lattina di Coca-Cola, 1,72 m, cioè io lo guardo così perché io sono 1,77 m, io lo guardo così dall'alto verso il basso. Potrebbe tranquillamente essere il mio fratellino per quanto riguarda. Potrei appoggiarlo così, posso appoggiarmi così, tipo tavolino. Però comunque sia, Roberto Insigne appunto è considerato come, quasi come il fratello, ovvero un esterno, un attaccante esterno che gioca principalmente a destra. Viene, ovviamente qua sto leggendo le varie caratteristiche che si possono trovare su internet ragazzi. Roberto Insigne, si parla di un giocatore brevilinio, abile nell'uno contro uno e nell'andare a cercare, a creare costantemente la superiorità numerica. Attaccante esterno di destra che però può essere impiegato anche sull'altra corsia, e la seconda punta alle spalle del centravanti. Giocatore che ama partire dall'esterno per puntare il diretto avversario e fermare gli avversari. Vabbè, capacità di tagliare centralmente alle spalle della difesa per poi trovarsi uno contro uno col portiere. In poche parole fa lo stesso discorso del fratello. Parte da destra e punta alla difesa, salta l'uomo. E questo è una cosa molto buona perché Corini giocherà intanto con quasi scontato con un 4-3-3 con i due esterni, con praticamente centrale e due ali. Le ali nel gioco quindi di Corini, se vuole prendersi un Roberto Insigne e magari vuole usufruire di un Di Mariano o, io spero ancora, in Giasi, ovvero che vuole fare in modo che le ali saltino l'uomo. Ed è una cosa che veramente ci servirà nel nostro Palermo, anche perché non mi pare di ricordare molte azioni in cui siamo riusciti a saltare l'uomo. Ci sono state sicuramente, perché alcune me le ricordo, ma non era una cosa tanto comune da noi. Comunque sia, si tratta, come ho detto, di un giocatore che salta l'uomo, si accentra e poi appunto fa male all'avversario, nel senso che poi cerca la porta. Quindi è un tipo di ala che non è che, come si dice, supporta la punta. Lui è un'ala che fa da attaccante. Fine. Ora non so più e precisamente cosa vuole fare Corini, anche perché cioè, giocherà con una punta a tre, ma ancora non so, non possiamo sapere, se magari vuole provare a fare le ali col proprio piede, quindi magari Insigne a sinistra e Di Mariano a destra, che poi supportano l'attaccante, ovvero Brunori, o vuole fare che le due ali, invece di supportare Brunori, si accentrino per cercare la porta. Dipende ovviamente da tutto quello che vuole fare Corini, purtroppo io non è che sono dentro lo spogliatoio, non sono dentro la mente di Eugenio e quindi non posso saperlo, nessuno di noi può saperlo, possiamo soltanto ipotizzarlo. Sta di fatto che comunque sia Insigne, come ho detto, è fatto apposta per saltare l'uomo, è tale quale al fratello, bisogna vedere se sa fare pure bene o deragir, come si dicono certuni. E poi niente, per quanto sia considerato un downgrade del più famoso Lorenzo, è comunque sia un giocatore che è fatto apposta per la Serie B. Lo dicono pure i numeri, in Serie B lui faceva il devasto, almeno per quello che poteva fare, perché lui gioca defilato, è un attaccante ma non è una prima punta, un bomber di razza. Però comunque sia la sua sporca figura la sa fare. Basti vedere, magari prendo adesso le statistiche di Transfermarkt, che mi fa vedere gol e assist, e vi faccio capire. Allora,
Prima partiamo magari appunto dalla Serie B, dove ha giocato in Serie B con Latina. Allora, dal Latina ha fatto prima stagione un gol e 4 assist. Poi è passato al Parma, dove ha fatto 5 gol e 4 assist. E col Benevento ha fatto, minchia, prima stagione 7 partite, 25 partite, 7 gol e 11 assist. Doppia cifra con gli assist. Poi, secondo anno col Benevento. 35 partite, 8 gol e 5 assist. Poi in Serie A col Benevento, in Serie A è riuscito a fare 2 gol e 4 assist. Di nuovo in Serie B ha fatto 7 gol e 3 assist. Poi col Frosinone quest'ultima stagione ha fatto 8 gol e 2 assist. Questi sono numeri veramente buoni. Cioè, questo qua per un certo periodo ha fatto pure più assist che gol, ma comunque sì, gol li faceva. Secondo me abbiamo preso la nostra gallina dalle uova d'oro che ci può far fare il salto di qualità. Già i giocatori, alcuni li abbiamo già presi che sono molto validi, principalmente in difesa. Abbiamo preso Ceccaroni, abbiamo preso Lucioni e adesso abbiamo preso in attacco pure Mancuso. Mi avete già fatto notare che per un po' ho detto Mancosu, manco fosse sardo. Ogni tanto devo dare i pugni alla mia bocca che altrimenti si rincoglionisce. Però comunque sia, i nostri acquisti che ci stanno facendo fare il salto di qualità, li stiamo facendo. E ci sono ancora altri nomi che sono in via discorrendo. C'è De Planche, che quella S è muta, a quanto sembra scoperta. È De Planche, non Desplanche, è De Planche. Uno dei portieri che ho già detto prospetto del calcio italiano. Poi c'è anche Valotti, Barberis, c'è Di Chiara sul terzino sinistro. I giocatori ancora sono, ci sono ancora giocatori da prendere. Abbiamo ancora un mercato lungo da fare. Abbiamo una lista piena di giocatori che possiamo fare indossare la no che possono indossare la nostra maglia. Secondo me, ragazzi, io adesso non vorrei tirarmela, ma penso che in questo momento il Palermo stia facendo il mercato più bello della Serie B. Che poi, effettivamente, se ci pensate, le altre squadre che stanno facendo? Sì, gli acquisti li stanno facendo, ovviamente, le altre squadre. Il Cosenza sta facendo anche un buon mercato, da quel che sembra, ma attualmente non c'è nessuna squadra che sta facendo un mercato come lo stiamo facendo noi. Un mercato completo soprattutto, perché noi stiamo cercando di ricoprire tutti i ruoli possibili, dal difesa, da portiere, difesa, centrocampo e attacco. Stiamo facendo una rivoluzione completa e stiamo, come mostrano molti nomi, puntando alla Serie A. Quindi, alla fine del mercato, che se mi ricordo bene finisce ad agosto, mi pare sì, ad agosto finisce, però non mi ricordo quando dovrebbe iniziare la Serie B. Penso che la Serie B inizi col mercato in corso, non vorrei sbagliarmi, però quello è un altro discorso. Tra il fatto che io già posso dirlo, in questo momento il Palermo, con la squadra che si sta creando, non solo ha il miglior calciomercato che sta facendo, ma è anche una delle papabili per la promozione diretta in Serie A. Io la sto tirando, sto facendo. Oh no, non puoi dire queste cose prima di tempo! Tocchiamo legno, tocchiamo legno! Prima di tutto non credo in queste stronzate. Seconda cosa, dai ragazzi, dobbiamo essere onesti. Chi è che si sta rinforzando come si sta, come si sta rinforzando il Palermo? Attualmente in Serie B. Nessuno. E quindi, certo, può capitare, possono capitare 10 miliardi di cause. Possiamo avere anche una sfiga completa, magari, e i giocatori non si trovano in squadra. Magari ci sono così tanti infortuni che ci troviamo a dover giocare con la primavera. Possono accadere miliardi di cose. Ma sulla carta, secondo me, il Palermo è la papabile per la promozione diretta in Serie A. Detto questo, ragazzi, io vi do appuntamento ad un prossimo video. Ciao ragazzi!